Siamo qui con Alessandra Petirro, Sales Manager di Servizi Farmacia Italia SRL. Alessandra, come si possono promuovere le farmacie oggi? Beh, oggi diciamo che il consumatore comunque è cambiato, anche se comunque ci sono molti anziani ancora oggi che comunque non riescono ad utilizzare tutto ciò che è social, utilizzare il mondo social e sponsorizzare i propri, le proprie giornate, i propri prodotti, i propri sconti sui social comunque può portare a un miglioramento del fatturato all'interno della propria farmacia. Cosa consigli ad una farmacia che si voglia promuovere sul web? Oggi non è semplice comunque utilizzare un web, ci sono comunque delle regole da seguire e condividere ad esempio un semplice post su un social network non è semplice, ma appunto bisogna seguire delle regole anche perché non tutti i tipi di post possono avere un risultato efficiente, come ad esempio condividere post con caratteri che superano 100 caratteri non dà un risultato efficiente, o anche scegliere immagini e video adeguate in modo da lasciare un'immagine positiva al consumatore, quindi al cliente con cui si va a interloquire attraverso il social. Siamo qui con Francesca Contin, responsabile marketing di CyberTribù. Ecco, Francesca, di cosa si occupa CyberTribù? Allora, CyberTribù è un'unione di liberi professionisti che sono messi insieme per parlare, cioè, diciamo, per portare le proprie competenze, quindi specifiche, che sono competenze legate al mondo informatico, quindi la programmazione, il mondo creativo, quindi tutto ciò che c'è dietro il concept grafico e tutto ciò che riguarda la comunicazione, il web marketing e diciamo, la commercializzazione di prodotti e servizi per conto clienti e prodotti nostri. Che cos'è Cibu Shop? Cibu Shop è un'offerta che abbiamo, un prodotto diciamo, che abbiamo inventato noi, che abbiamo creato noi, è un e-commerce che però diciamo, integra le funzionalità del blog, quindi lato anche articoli di giornale, articoli legati, correlati ad un determinato prodotto. E quindi è un e-commerce molto facile, snello, in cui poi è personalizzato, personalizzabile per ciascuna categoria. Si possono modificare assolutamente tutti i caratteri, viene personalizzato con il logo, viene personalizzato con diciamo delle immagini proprio particolari per quel tipo di settore. Oggi l'abbiamo inventato per le farmacie, ma è appunto applicabile a tutti i settori. Ed è appunto un e-commerce, un sito e un blog, l'integrazione di queste tre diciamo fondamentali ormai servizi che il web offre, e noi li stiamo sfruttando e li stiamo performando proprio per queste categorie che per noi sono fondamentali. Siamo qui con Manuela Russo, dottore commercialista dello studio SACEM. Ecco, che cos'è lo studio SACEM? SACEM è un SRL, una società di elaborazione dati, che è nata a Forlì nel 1993, quindi siamo sulla piazza da svariati anni, e si occupa di servizi alle imprese, soprattutto nel settore dell'elaborazione dei dati. Contestualmente è un network di professionisti che fanno consulenza aziendale. Emanuela, durante il convegno di oggi hai presentato gli strumenti di tutela patrimoniale. Ecco, ce ne puoi parlare brevemente? Sì, abbiamo organizzato questo convegno dedicato ai farmacisti perché è un settore che sta vivendo qualche criticità per le mutazioni del settore medesimo, e in questo contesto ho pensato di fornire alcuni spunti su quelli che sono gli strumenti di tutela patrimoniale previsti dal nostro ordinamento, e si tratta del fondo patrimoniale, dei vincoli di destinazione e del trust.